Allora, dottoressa Pichini, io direi a questo punto vediamo il servizio di Eugenia Nante, che è andata all'Istituto di Tumori Regina Elena per vedere come si lavora con le persone che finalmente ci provano a smettere di fumare, e poi commentiamo l'aspetto che cosa si fa per aiutarle. Eugenia Nante. Le faccio un po' di domande. Dopo quanto tempo che è sveglio accende la prima sigaretta? 5 minuti. Ah, quindi proprio subito, sì. Praticamente. Diciamo che è malato, ha l'influenza, sta a letto, eccetera. Fuma lo stesso in quell'occasione? Meno, ma sì. Fuma 20 sigarette al giorno attualmente? Sì. Questo test ci ha dato un valore di 5 su una scala che arriva a 10. Quindi significa che comunque c'è una forte dipendenza, anche fisica. Un bisogno impellente, quella voglia urgente di fumare appena svegli, una gestualità, un rituale che si ripete tante volte nel corso della giornata, anche quando si è malati. Qui si viene per dire no alle sigarette, centro antifumo dell'ospedale Regina Elena di Roma. Domande, test ed esami per capire che non si è di fronte a un vizio, ma a una vera e propria patologia cronica. La preoccupazione per la mia salute, in particolare la paura di sviluppare tumori, avere problemi respiratori, mi ha portato al tempo a provare a smettere qualche volta, ma sempre in modo fallimentare, provato da solo, provato con alternative tipo la sigaretta elettronica, però mai nulla di questo ha funzionato. Ho fatto un tentativo con l'agopuntura, purtroppo non sono stato fortunato. Poi ho fatto tanti tentativi per conto mio, però dopo un po' ho sempre ripreso, una volta per un'arrabbiatura, una volta per un dispiacere. Senza la sigaretta non si superano questi momenti. Il nostro metodo è farmacologico, noi siamo pneumologi, quindi abbiamo anche un'attenzione particolare a tutte le patologie a fumo correlate, ma abbiamo comunque il supporto di uno psicologo all'interno della struttura, esperto di dipendenze, e la finalità più importante è quella proprio di rinforzo motivazionale. Che cosa le dà più fastidio del fumo? La dipendenza dal pacchetto di sigarette. Io non faccio niente se non ho il mio pacchetto di sigarette in tasca, e questa è una cosa che mi dà veramente tanto fastidio. Migliaia di persone ogni anno cercano aiuto negli oltre 200 centri antifumo italiani. Più del 50% riesce a dire addio alla sigaretta, ma nonostante le innumerevoli campagne, i numeri dei fumatori restano ancora alti, sono più di 10 milioni. La mia opinione personale è che queste campagne antifumo hanno comunque fatto il loro tempo. Bisogna cambiare l'approccio comunicativo, quindi non più puntando sul danno, sulle malattie che il fumo comporta, anche perché ormai c'è consapevolezza nella popolazione di questo dato, ma puntare di più su quelli che sono i benefici dello smettere di fumare e quanto si può star meglio sia dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista estetico, dal punto di vista economico. La paura di una malattia è forte? Anche sicuramente, anche se devo dire che passa per il fumatore un po' in secondo piano. Le leggi antifumo, i blocchi, sono